Rosario Sorrentino, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a voi, E dica tutto. benvenuto, benvenuto davvero Grazie, qui nel grazie. Posto delle Parole per raccontare di un libro pubblicato dalla casa fiorentina Vallecchi, è un libro che ci permette di conoscere Sigmund Freud più da vicino perché lei lo ha incontrato e ha realizzato, pensi che fortuna, una intervista a quattro occhi con Sigmund Freud. Vi siete trovati al tavolino di un bar e da lì in poi avete cominciato a raccontare. Intervista esclusiva a Freud è il titolo di questo libro, sottotitolo Da neurologo a neurologo. Leggo nel risvolto di copertina che Rosario Sorrentino è un neurologo, scrittore e divulgatore scientifico. Ha pubblicato il saggio intitolato Panico, una bugia del cervello che può rovinarci la vita. E poi ha pubblicato Rabbia, l'emozione che non sappiamo controllare. Questi libri sono stati scritti insieme con Cinzia Tani. Sono poi seguiti per Mondadori ancora Attacco di panico a un passo dalla libertà e quindi per l'editore Solferino La paura ci può salvare. Ora, Rosario Sorrentino, che rapporto c'è tra il neurologo e lo psicoanalista? Beh, questa è proprio una questione su cui poi noi interveniamo a modo nostro, nel senso che Freud era inizialmente un neurologo. Il neurologo ha una visione, diciamo, è una parte importante di quel mondo scientifico che fa poi riferimento alla medicina, fa parte della scienza, per intenderci. La psicanalisi è invece quello che io più volte ho ribadito durante questa intervista, come ha detto lei, un'intervista immaginifica, fantasiosa, un'intervista impossibile, come se io avessi richiamato temporaneamente Freud, l'avessi disturbato da dov'era per arrivare a farsi una chiacchierata con me. Mentre a lui dico proprio questo, che mentre la neurologia fa parte della scienza medica e la psicanalisi, a mio avviso, Freud in modo particolare, andrebbe restituita una volta per tutte alla filosofia. Freud è stato in primis era un bravo neurologo, un bravo ricercatore, poi piano piano si è allontanato dalla scienza. Ora non si sa se la scienza lo abbia mollato o lui si sia allontanato dalla scienza perché non voleva riconoscergli a più riprese che lui avesse creato una scienza, una nuova scienza, una scienza a cui lui evidentemente si sentiva di appartenere e che dolorosamente più volte ha visto negare l'ingresso nell'Olimpo della scienza proprio perché non aveva i requisiti, le caratteristiche, gli ingredienti per essere riconosciuto come tale. Ecco, Freud su questo mi è sembrato, me lo lasci dire all'inizio dell'intervista, inizialmente molto sulle sue, quasi infastidito, indispettito di essere arrivato sin lì, poi a tratti sfuggente, poi invece decisamente all'attacco, un po' mi ha ricordato un po' un falco che deve nutrire e proteggere i suoi piccoli. Ecco, lì l'intervista si è trasformata progressivamente in un dialogo, in un confronto, in uno scontro. Poi da parte mia ci sono state delle aperture che ritengo importanti perché Freud è stato uno straordinario pensatore, un grande affabulatore, ma molte cose, la maggior parte delle cose, se non tutte, di quello che lui ha detto, non erano fondate su come dire, su dei presupposti scientifici poi dimostrabili. Eh sì, perché quella pseudoscienza chiamata psicoanalisi era ed è tuttora una scienza molto complessa. Ma a proposito, Rosario Sorrentino, di complessità, perché la psicoanalisi si porta dentro questa parola, analizza la complessità dell'inconscio non solo, ma proprio perché porta la complessità dentro il suo studio. E a proposito di cose complesse, lei all'inizio del suo libro, prima di incontrare Sigmund Freud per l'intervista, lei pone una cosa molto importante alla nostra attenzione: la complessità della personalità di Freud. Sì. Questo è un dato importante per capire anche quello che lei poco fa diceva, che l'intervista con Freud è cominciata in maniera un po'
un po', per così dire, abbottonata da parte sua, poi poco per volta si è lasciato andare, è diventato quasi un falco. Ecco, questa sua personalità complessa, poco per volta, esce in questa intervista nelle sue 160 pagine. Sì, guardi, io penso che, vede, quando Freud a un certo punto dice a me, perché io poi avevo chiesto a lui se voleva che io gli dessi del lei o del tu, lui mi ha detto del tu. Siete colleghi. Sembra di capire, così mi hai scritto che siamo colleghi. Quindi io mi rivolgo a lui, seppur scavando in profondità, sempre con grande rispetto nei confronti di comunque di uno straordinario pensatore, perché ecco, vede, il pensiero di Freud va compreso per quello che era l'epoca. Lui mi fa notare che pur non avendo all'epoca una diagnostica sofisticata particolare, TAC, risonanza funzionale, la PET, tutto quello che è l'armamentario diagnostico che ci consente oggi non solo di fare diagnosi ai neurologi, alle neuroscienze in particolare, ma anche di indagare e studiare a fondo il cervello. Cioè, sai, nonostante questo, noi, la scienza medica di allora, siamo stati in grado di scoprire malattie come il Parkinson, l'Alzheimer e compagnia bella. Ma è la personalità di Freud che, secondo me, andrebbe indagata, perché molti, diciamo, descrizioni, ma anche riferimenti dell'epoca farebbero pensare che lui fosse un bipolare, quello che una volta si chiamava psicosi maniaco-depressa, psicosi maniaco-depressiva, quindi quello che oggi chiamiamo disturbo bipolare. E questa instabilità emotiva di Freud, questa sua oscillare tra fasi depressive e fasi di euforia creativa, e anche a più riprese, come riportano determinate informazioni dell'epoca, un uso che lui fa della cocaina. Ecco, fa di lui una persona instabile, geniale, è una persona, possiamo dire, narcisista, che comunque ha gettato le basi poi per dare luogo a quella straordinaria produzione di pensiero, di fantasia, che fa di lui, ma questo non vuole offenderlo per carità, un grande, come dire, un grande romanziere. Guardi, al punto tale, mi spingo a dire, che se non fosse esistito Freud, il cinema avrebbe dovuto inventarlo, perché da Hitchcock in poi, ma tutta anche una lunga tradizione filologica, anche teologica, anche, come dire, letterale, poetica, narrativa, ha attinto a piene mani da quel repertorio incredibile di una persona che ha fatto della introspezione, ma soprattutto del fatto, come lui mi ha detto, di essersi calato in quella sua autoanalisi per cercare di, come un rabdomante, di andare nella profondità dell'inconscio. Ecco, un momento difficile tra me e lui è stato quando io gli ho ricordato che l'inconscio non l'aveva scoperto lui, perché vede, l'inconscio, il termine girava già moltissimo all'epoca negli ambienti scientifici, filosofici, Empedocle prima, Schopenhauer, poi Nietzsche, ma lo stesso Charcot, quando Freud andò alla Saint-Pierre di Parigi, fu uno dei primi a utilizzare questo termine inconscio per spiegare che c'era già qualcosa che si era compreso illo tempore all'epoca, che si muoveva dietro le quinte della nostra coscienza e che avesse poi una grande rappresentazione nel nostro flusso di idee, di pensiero. Freud ha avuto un grande merito che gli va riconosciuto, due grandi meriti secondo me. Il primo, che ha capito l'importanza che questa dimensione avesse per la nostra vita psichica, mentale, cioè l'inconscio, che in qualche modo fosse epicentro di tutta una serie di contenuti che, dopo essere stati in competizione tra loro, sbarcassero nella nostra coscienza. E poi di aver acceso la luce, il faro,
su quello che era il disagio mentale, ridando la dignità al disagio mentale. Però tutto questo, in tutto questo, in tutta questa sua straordinaria produzione di pensiero, non c'è nulla, per quanto lui ne avesse fatto un metodo di introspettivo, che abbia avuto poi un riconoscimento scientifico, epistemologico, perché, vede, la domanda che andrebbe fatta agli psicanalisti freudiani, junghiani e lacaniani è molto semplice. Io, mi piacerebbe proprio poi dialogare. Qual è, la domanda è, qual è oggi la caratura epistemologica della psicanalisi? È scienza o filosofia? Perché per dirla la Michel Onfray, e quella di il filosofo Michel Onfray, quella di Freud altro non era che una psicologia letteraria autobiografica, cioè Freud aveva riflettuto sulle proprie nevrosi e le aveva elevate a paradigma, a legge universale. Oppure, per dirla alla Corbellini, alla Giberto Corbellini, la psicanalisi è una filosofia umanistica, dove Freud appunto ha messo al centro l'essere, la persona, cercando di creare i presupposti di una filosofia della mente, ma che però non avevano e non ha i presupposti di una filosofia che potesse spiegare e possa spiegare quello che per esempio oggi è la coscienza. Perché vede, mentre il Novecento è stato il secolo dell'inconscio, e il XXI secolo, il terzo millennio, è il secolo della coscienza. Possiamo Non dire, so se sono chiaro, certo, se possiamo sono. dire, seguendo il suo discorso, Rosario Sorrentino, lei che ha incontrato Sigmund Freud, sicuramente risponde più che degnamente a questa piccolissima domanda, ma possiamo dire, seguendo il suo discorso a proposito della psicoanalisi più rivolta alla filosofia, o più rivolta, come era il desiderio di Sigmund Freud, alle neuroscienze? Ora, quando Sigmund Freud le ha detto questo, visto e considerato che il gruppo degli psicoanalisti allora erano un po', ognuno andava per conto proprio e quindi aveva disatteso il gruppo, le idee, i pensieri, le direttive di Sigmund Freud. E lui diceva che non possiamo perdere questo treno, abbiamo già fatto passare troppo tempo, altrimenti saremmo destinati all'oblio. Ecco, è un segno di modernità per andare incontro, spero di non sbagliarmi, a quello che gli diceva poco fa lei, il secolo attuale, il secolo della coscienza. Quindi lo spostamento della psicoanalisi verso la neuroscienza è un andare incontro alla coscienza anche. Assolutamente sì, ma è andare incontro anche soprattutto agli psicanalisti di oggi, quelli più ortodossi, quelli me li lasci dire più integralisti, quelli che si scagliano contro la neurobiologia, contro la farmacologia, contro questa visione a loro dire eccessivamente meccanicistica, quando quella che ricorda loro che il cervello è un organo a tutti gli effetti. Quello che vorrebbe ricordare a loro che la mente è una metafora, perché noi siamo il nostro cervello e tutto quello che il nostro cervello ci fa essere, ci fa fare in ogni momento. Quello che ricorda a loro di lasciar perdere per strada una volta per tutte, perché dà luogo a una serie di fraintendimenti, il concetto di anima. L'anima non può essere, lo dico a Freud, lasciala perdere l'anima, perché non è de né di pertinenza tua, né di pertinenza mia, ed è quello che vuole, come dire, tendere la mano a loro nel dire: se non avete le prove, che il mondo attende ormai da tantissimo tempo, perché loro rivendicano una etichettatura curiosa per la psicanalisi, quella di scienza a statuto speciale. Che cosa vuol dire? La scienza, per quanto fallibile sia, ha un'etica che è quella del dubbio, una sua fallibilità. E lo abbiamo visto, lo vediamo in questi giorni, quanto virologi eccellenti poi si smentiscono l'uno con l'altro, mentre lo dovrebbero fare in camera caritatis, nella camera della carità a porte chiuse, mentre invece si confutano. Ecco, accettare la confutazione. Vede, questo libro è un libro particolare, un po' surreale appunto, ma che apre ad una serie di riflessioni. Allora, la psicanalisi secondo me va salvata per tante cose, ma se non lo fa, se non si aggancia con le neuroscienze, con la ricerca, è destinata all'oblio, è destinata
alla scarsa capacità di incidere, di influire, a meno che non si voglia rimanere ancorato alla mitologia, a citare Caino, a citare Telemaco, tutta una serie di bellissime figure mitologiche, ma che poi non si basano su quelle che sono delle caratteristiche scientifiche che oggi sempre di più il mondo chiede alla scienza, ma che con loro il mondo è stato sin troppo, come dire, particolarmente attendista nel ricevere determinate prove della scientificità. È certo che leggendo questa intervista che lei ha avuto l'onore di fare a Sigmund Freud, Rosario Sorrentino, lei in certi momenti ha rischiato anche che il suo ospite se ne andasse, perché a un certo punto si è innervosito, poi quando gli ha detto che aveva l'aspetto, se ricordo bene, del bugiardo sincero, era lì, era veramente una stilettata e lui dice un bugiardo io, ma che ne sai, eh? Ma sì, diciamo che ci sono stati momenti difficili, ma anche io ne ho passato uno molto difficile, perché quando lui a un certo punto, rivolgendosi a me, mi ha detto: vedrai, per quello che tu stai scrivendo ti faranno a fette e io non ti difenderò. Quindi lei capisce che fa in qualche modo riflettere su quanto sia questa operazione un po' audace, tant'è vero che quando lui mi chiede se ho paura, io dico a lui che mi considero un codardo coraggioso, cioè che ho paura e sono consapevole di essere entrato in un campo minato, ma la paura per me è una risorsa, cerco di andarla incontro, di allearmi alla paura, di allenarmi Però nello alla stesso paura. tempo non la nega. Ma assolutamente no. Ma questo no. Con i miei pazienti il primo consiglio che io do a loro è di non negarla mai la paura, perché la paura è vita, la paura nel cervello è chimica, è biologia, la chimica ci conferisce un profondo senso di responsabilità, ci conferisce lucidità, una attenzione e un'allerta cognitiva importante, la paura cosciente, la paura consapevole. Bisognerebbe cambiarlo, è quello che dico a lui, il paradigma della paura, perché noi viviamo la paura, e l'abbiamo visto con la pandemia, nelle forme più deleterie, nelle forme più pornografiche di questa emozione, mentre grazie alla paura noi siamo qui, perché la paura ci ha conferito degli strumenti di consapevolezza, ma che noi ce lo stiamo dimenticando. In questo senso stiamo subendo una sorta di involuzione. E quindi abbiamo paura della paura, paura di incontrarla, quando invece la paura è vita. Rosario Sorrentino, da neurologo a neurologo, è stato un dialogo molto franco e sincero, che non è un modo di dire, e sicuramente siete andati al centro del problema. Tra l'altro, questo libro, nella parte dell'appendici, porta due testi importanti: il primo del professore ordinario di psichiatria dell'Università di Milano, Carlo Altamura, e poi di Giberto Corbellini, professore di storia della medicina e bioetica all'Università La Sapienza di Roma. Quali altri lei vorrebbe incontrare, Rosario Sorrentino? Visto che lei adesso ha aperto la porta con l'intervista al bar con Sigmund Sì. Freud, chi vorrebbe incontrare? Allora, innanzitutto vorrei continuare e concludere per quello che noi ci siamo lasciati con Freud, una ipotetica futura seconda parte. E poi un'altra persona che mi piacerebbe incontrare tantissimo è Giordano Bruno. Perché Giordano Bruno è stato uno dei pochi che è riuscito veramente a filosofare, uno dei pochi che Galileo ha ringraziato insieme a Niccolò Copernico, un filosofo on the road, il più grande pensatore del Rinascimento. Ecco, Giordano Bruno, un po' per indagare meglio la sua vicenda con la Chiesa, con Roberto Bellarmino, su questa sua impertinenza, indisponenza di una persona di una grandissima dignità e di una grandissima genialità proprio di pensiero, ma anche perché io ritengo
che oggi più che mai bisognerebbe ridare un po' la parola e ad ascoltarle di più agli eretici, perché gli eretici ci raccontano, ci rappresentano, per quanto possano essere fastidiosi per il potere costituito, una voce che va ascoltata perché ci rappresentano una parte della vita, della realtà, dell'esistenza che noi non vogliamo ascoltare, sconveniente, ma che invece ci può essere molto utili per sviluppare un po' di autocritica, per non prenderci troppo sul serio, per stimolare e sollecitare un po' di saggezza, ma anche per un altro motivo, per essere, ad esempio, nei confronti dei giovani, di oggi, dei giovani, far capire che andare controcorrente quando ci sono dei valori, quando ci sono i presupposti, quando ci sono gli ingredienti, è importante per non cedere al conformismo, per non cedere alla spinta dell'omologazione, perché è un arricchimento comunque conoscere, comunque sapere. Ecco, Giordano Bruno è stato uno di quelli che, pur non avendo il binocolo, il cannocchiale, di Galileo, aveva capito moltissimo dell'universo. Tant'è vero che Galileo poi, quando ha dovuto ringraziare qualcuno, ha ringraziato anche lui e non molti altri che magari con lui avevano avuto una grande disponibilità comunque a favorire in parte quella che poi è stata la sua ascesa come astronomo e come uomo che ha inventato il futuro e che ha dato il via a completare comunque la rivoluzione scientifica. Mentre da un punto di vista, Rosario Sorrentino, da un punto di vista freudiano, come si potrebbe leggere la figura di Giordano Bruno? Ma vede, lei mi spinge a una modalità interpretativa fenomenologica che non mi appartiene, che è proprio quella che mi porta poi a criticare una cosa sostanziale all'interno del libro, che la psicanalisi è di fatto una opportunità di crescita per ricompattare il proprio passato, la propria biografia fatta con persone esperte, ovviamente, che è un'esperienza intellettuale interessante e affascinante, ma che non è, così perlomeno come la intendono ancora oggi molte persone, non è una terapia a tutti gli effetti, o comunque non è una terapia efficace così come si vorrebbe far credere. Tant'è vero che uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere questa intervista è stato proprio l'essere stufo, tant'è vero che così dico a Freud, di vedere persone che si rivolgono a me dopo anni, anni, anni di lettino e di ruminazione continua sul proprio passato, la ricerca vera o presunta di un trauma, che arrivano da me e che non solo non hanno risolto minimamente i problemi, ma anzi, non avendoli affrontate con delle terapie adeguate, queste persone si trovano più povere e più ammalate di prima. Ecco, quindi bisogna dare un'opportunità a chi sta male. Io non sono un organicista, come dire, integralista. Per me il farmaco va utilizzato in maniera intelligente. Al farmaco bisogna affiancare una psicoterapia breve, quella di tipo cognitivo-comportamentale, che ha sì un profilo scientifico che è stato verificato, va affiancato uno stile di vita giusto, perché vede, rimanere nel recinto del disagio mentale per tutta la vita, le faccio un esempio: per una persona che soffre di attacchi di panico e in 8 mesi, un anno e mezzo può uscire da quel recinto, e condannarla a rimanere sul lettino per 10-15 anni, non so quanti anni e più, ecco, per me vuol dire, in certi casi, non dare la possibilità a quella persona di riappropriarsi della propria vita, della propria libertà, e noi abbiamo capito sulla nostra pelle, proprio in questo scorcio di tempo, con la pandemia, cosa vuol dire rinunciare alla propria libertà, vuol dire anche rinunciare alla propria salute, vuol dire essere annichilito, vuol dire toccare, palpare con mano quanto siamo fragili e quanto siamo vulnerabili. Allora, per ritornare a Giordano Bruno, io non so Freud che cosa ne avrebbe fatto, anche perché Freud non amava i filosofi, non li amava particolarmente,
perché a suo dire erano in qualche modo non erano stati capaci, a differenza di lui, di scoprire l'inconscio. Ahimè, invece l'hanno, sono stati proprio molti di loro che hanno messo sul piatto l'inconscio, che l'hanno scoperto. Eppure lui questo purtroppo non lo voleva ricordare. Rosario Sorrentino, autore del libro Intervista esclusiva Freud, pubblicato da Vallecchi di Firenze. Prima di salutarci, invece, Rosario Sorrentino, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi, in questi giorni sto leggendo un libro, diciamo, a proposito di neuroscienze, che è la punta più avanzata, poi, se vogliamo, della ricerca scientifica, che si chiama Connectoma, in inglese Connectome, Connectoma di Sebastian Zeung, che è un progetto straordinario, un po' quello che è stato per il genoma, per il DNA. Il connettoma è la nuova mappa, la nuova geografia della mente, ed è un altro non è che diciamo, ripristinare una nuova mappa di quel fitto intreccio, di quel groviglio di sinapsi, neurotrasmettitori, circuiti nervosi, per arrivare a capire quello che ancora oggi ci sfugge su alcune cause di alcune malattie come l'autismo, la schizofrenia, la malattia di Alzheimer. Ecco, questo mappaggio, questo cablaggio del nostro cervello ci porterà, mi auguro, perché ancora ci sfugge, a capire di che materia è fatta la cosa che per noi è impalpabile, mentre il cervello è palpabile, noi lo possiamo toccare, la coscienza è impalpabile. Noi oggi non siamo ancora in grado di misurarla e non ce la possiamo cavare con dire: non la riusciamo a dimostrare, c'è, esiste, punto e basta. No, perché la scienza non procede così. Ecco perché rimprovero a Freud e ai suoi, come dire, seguaci di oggi, di essere più umili, di avvicinarsi senza paura alle neuroscienze e di non demonizzare i farmaci. Perché il farmaco, quando viene utilizzato in maniera intelligente, può ridare la libertà e la voglia di vivere alle persone. Nessuno ama prendere farmaci, ma dire che il farmaco altro non è, così come dicono loro, che il cuscino premuto sul volto di una persona per interrompere il suo pianto, allora noi siamo alla demonizzazione. Non si può fare marketing su queste cose. La scienza ha i suoi limiti, chi vi parla ha i suoi limiti, commette degli errori come tutti gli altri. Sono aperto e permeabile. Mi auguro che questo libro, in questa provocazione, in questa mano tesa che io sento di avere nei confronti di Freud, che comunque è stata una persona a cui va riconosciuto tantissime cose, intravedano una volontà che è quella di aprire un tavolo per riflettere e soprattutto per cercare di riprendere un cammino dove probabilmente alcune intuizioni di Freud, che non hanno avuto un riscontro scientifico, potrebbero essere invece messe alla prova. E sono convinto dell'ultima cosa, e concludo, che se oggi Freud, sono convinto, fosse vivo, lui sarebbe vicino a me o io sarei vicino a lui, perché quello che a me interessava e interessa tirare fuori è che Freud, il Freud neurologo, quello entusiasta dei primi anni di quando lui era medico, che cercava di fare ricerca e si dimenava, si dibatteva per cercare la causa di alcune malattie, alcuni disturbi che all'epoca sfuggivano anche alle menti più elevate. Grazie Rosario Sorrentino del tempo che ci ha dedicato. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie, buona serata.